Buon pomeriggio a tutti, una diretta insolita, più che altro insolito all'orario, ma è una diretta che andava fatta principalmente per onestà, per chiarezza, per un modus operandi che questa amministrazione oramai da tanto tempo, da quando si è insediata, si è data. Questa è un'amministrazione, lo voglio sottolineare, che è abituata a prendersi le responsabilità, è abituata a condividere l'operato dopo averlo anche discusso all'interno, è un'amministrazione che è abituata ad essere a disposizione del popolo, un'amministrazione che è abituata ad essere a disposizione della gente, che mette al primo posto quelle che sono le esigenze e la sicurezza, la salute degli amministrati. E lo dico perché, innanzitutto perché questo nostro modo di operare in un periodo particolare, in un periodo drammatico per la storia del mondo intero, ci ha messo al centro dell'attenzione per aver dato una linea importante nella guerra, se così possiamo chiamarla, questa pandemia al Covid-19. E lo diciamo e ne rivendichiamo i meriti, perché proprio l'altra sera, durante la cerimonia dell'accensione della lampada votiva a San Daniele a Belvedere, io a nome dell'amministrazione comunale, in particolar modo del nostro sindaco, abbiamo dato disponibilità, collaborazione e vicinanza agli amici e fratelli di Belvedere Marittimo, che si trovano, come tutti sappiamo, in un momento particolare. Chiaramente tante cose non ci trova d'accordo l'operato dell'amico e sindaco Cascini, perché forse si poteva essere un poco più attenti, un poco più rigidi nel modo di affrontare questa situazione. Lo diciamo con molta tranquillità, con molta serenità, senza polemiche, senza dover creare allarmismi ulteriori, anche perché siamo stati anche vittime, se così si può dire, delle conseguenze di questa situazione di Belvedere, perché proprio ieri abbiamo dovuto chiudere il comune in via precauzionale, perché al tampone, al test del tampone, questi test rapidi, una signora che lavora nei socialmente utili e che espleta le mansioni di pulizia all'interno del nostro comune è risultata positiva. Immediatamente, come siamo soliti fare, abbiamo chiuso il comune, prima cosa, abbiamo disposto la sanificazione che è stata già fatta e abbiamo preteso che tutti i nostri dipendenti comunali fossero sottoposti a tampone, cosa fatta, e per fortuna, ancora una volta, siamo stati, fra virgolette, graziati, perché tutti quanti i nostri dipendenti comunali sono negativi al coronavirus. Quindi forse siamo il comune più, da questo punto di vista, più regolare d'Italia per quanto riguarda la lotta al coronavirus. Abbiamo fatto altro, perché purtroppo da Belvedere, da questo matrimonio, perché io credo che quando si fanno i matrimoni la prima cosa che bisogna fare è informare il comune, se uno si sposa prima al comune, quindi il comune sapeva che era in corso un matrimonio, forse avrebbe dovuto vigilare di più, forse avrebbe dovuto chiedere la misura degli invitati, forse avrebbe dovuto fare tante altre cose che purtroppo, ahimè, non sono state fatte, ma che magari sono sfuggite fra le tante cose che in questo momento l'amministratore di Belvedere dovevano fare. Ma questo non vuole essere, ripeto, una polemica. Noi siamo vicini agli amici di Belvedere, siamo disponibili ad essere anche, siamo propensi anche a mettere a disposizione quello che abbiamo fatto noi finora, però con le nostre, con il nostro modo di operare.
con i nostri orari, con le nostre ordinanze. E a tal proposito vogliamo rivendicare un'ordinanza ulteriore che ci ha permesso di far sì che delle persone che venivano da fuori regione si sono sottoposte al tampone, sono positive, ahimè, e sono state subito messe in quarantena. Se non ci fosse stata questa ordinanza, queste persone non avrebbero fatto il tampone e in questo momento ci trovavamo gente che girava con il Covid. Quindi bisogna essere anche lungimiranti e in questo il nostro sindaco è stato durante il lockdown, durante quest'estate dove abbiamo fatto sacrifici enormi, in primis il sottoscritto ma tutta l'amministrazione comunale e anche adesso. E anche adesso che abbiamo messo in campo un modo di operare che ci porta a garantire una sicurezza all'interno della nostra città. Oggi si è aperta un'altra polemica che ritengo sterile e che non ha fondamenti. Io ho firmato stamattina un'ordinanza, la 715, che proroga la chiusura della scuola fino al lunedì. Ebbene, questo è stato fatto innanzitutto per la salvaguardia dei nostri figli, innanzitutto perché vogliamo capire fino a che punto la questione di Belvedere abbia i risvolti che purtroppo, ahimè, sono quelli che stiamo leggendo e che stiamo verificando. Vogliamo capire i collegamenti di tutti i genitori che accompagnano i figli a scuola. Noi vogliamo mettere in sicurezza, tenere in sicurezza il nostro paese. Se ci viene detto, ma in tutta Italia è così, noi vogliamo essere un'isola felice, se questo è un danno, se questo è un modo presuntuoso di operare, noi faremo così. E vi dico questo anche perché è una decisione che abbiamo preso come amministrazione. Nessuno ha messo in giro che abbiamo coinvolto la dirigente, che abbiamo coinvolto dei genitori. Noi quando prendiamo le decisioni le prendiamo noi, le prende l'amministrazione comunale, le prende il sindaco, le prende il vice sindaco, perché sono stati votati per prendere delle decisioni. E quando uno è preposto a prendere le decisioni se ne assume le responsabilità in prima persona. Se non siete d'accordo, fate e usate tutti i mezzi che ci sono per far sì che queste decisioni vengano ribaltate, ma per fino a quando noi crediamo di operare nel bene della collettività, noi prenderemo queste decisioni. A supporto di queste decisioni c'è stata anche una richiesta della dirigente, c'è stata anche la richiesta di una parte di genitori. Ma la decisione l'ha presa l'amministrazione comunale, l'ha presa il sindaco, l'ha presa il vice sindaco. Ho firmato io l'ordinanza, assumendomi la responsabilità. Perché ancora la situazione riguardo la scuola non è chiara. Noi abbiamo ancora una maestra, che anche questa sottoposta a test rapidi, ancora che è stata messa in quarantena, ancora aspettiamo il tampone ufficiale dell'ASP. E siccome questa maestra opera in quattro classi, e in queste quattro classi ci sono i fratellini, le sorelline di altri che sono in altre classi. Quindi, quando sapremo l'ufficialità di questo tampone, ci sentiremo sicuri di poter dire la scuola di Diamante è tranquilla, la scuola di Diamante è a norma. Siamo andati oltre. Da Belvedere ci è arrivato un altro problema a una scuola di tennis di Diamante. Abbiamo messo in quarantena il responsabile, abbiamo chiuso la scuola. Abbiamo messo in quarantena tutti i ragazzi che partecipavano alle lezioni in questa scuola di tennis. Quindi, per dire, abbiamo chiuso il comune, abbiamo chiuso la scuola, abbiamo chiuso la scuola tennis. Cosa volete dirci? Noi abbiamo il dovere di fare questo. Abbiamo il dovere di tutelare quella che è la sicurezza, quella che è la nostra cittadina. Noi abbiamo il dovere di combattere, di essere in prima linea contro questa pandemia, contro il Covid-19 che sta ritornando in maniera prepotente. Ieri ho partecipato a un tavolo tecnico con la prefettura, con
il sindaco Cascini, con il sindaco Lopoleto di Castrovilla, con le autorità sanitarie, e abbiamo fatto un'ulteriore proposta, come siamo abituati a fare, perché noi non ci andiamo a sedere solo per ascoltare, noi ci andiamo a sedere per dire la nostra e dirla in maniera responsabile, e dirla in maniera anche, diciamo così, da tracciare una linea per il futuro. Abbiamo chiesto che i tamponi, i test rapidi, che oramai sono dichiarati efficienti al 90%, vengano messi alla stessa stregua dei tamponi dell'ASP, così come ha fatto la provincia di Reggio Calabria, anticipando i tempi. Perché questo? Perché abbiamo poco personale nelle ASL. Abbiamo i tamponi, alcune volte vengono processati dopo 4-5 giorni, con il rischio di tenere gente in casa che ha la possibilità invece di andare a lavorare, di guadagnare, di portare benessere all'interno della propria famiglia. Quindi la nostra è una proposta innovativa che vuole essere la stessa che si sta operando in un'altra provincia della nostra regione. Mi auguro che la prefettura, l'ASP, la prenda in considerazione, perché veramente potrebbe essere una svolta importante. Io più volte ho sentito come il nostro sindaco, per motivi istituzionali a Roma, dove certamente non va a villeggiare, va a portare solamente frutti e va a cercare di risolvere problemi che potrebbero essere importanti per la nostra cittadinanza. Questo sia chiaro, questo sia è pacifico per tutti. Dicevo, abbiamo più volte avuto da parte del dottor Ernesto Ordine, che è responsabile dell'ASL di 15 comuni che sono nell'ambito della provincia di Cosenza, che ci chiede aiuto, che ci dice che non ha la possibilità e non ha i mezzi sufficienti, non ha il personale sufficiente per affrontare tutta questa emergenza. Noi abbiamo il dovere, innanzitutto, di stare vicino, abbiamo il dovere di trovare una soluzione e di proporre soluzioni alternative. Questa dei test rapidi potrebbe essere una proposta alternativa e ci auguriamo che venga presa in considerazione. Vi lascio con un aggiornamento di quella che è la situazione a Diamante per quanto riguarda i casi Covid. Allora, innanzitutto noi abbiamo in quarantena un caso Covid venuti con problemi venuti da Belvedere, due persone, una ragazza che rientra da Torino, una ragazza che rientra da Roma, una situazione riguarda la mamma di Don Torino e due situazioni che ci provengono da buon vicino. Però di contro abbiamo un contatto stretto provenendo da Belvedere di 24 persone, conviventi del contatto stretto di Belvedere di 35 persone, per un totale di 61 persone provenienti dalla situazione di Belvedere Marittimo. Quindi vi prego, a chi vuole fare polemiche sterili, chiedo con forza, chiedo con umiltà, chiedo con disponibilità, cosa che questa amministrazione fa sempre in maniera educata, ma poi prende decisioni, perché fino a quando si riesce a collaborare, fino a quando si riesce a capire, fino a quando ci si riesce a confrontare, anche quando si tratta di prendere decisioni importanti, tutto è lecito, tutto può essere preso in considerazione. Ma quando si vogliono creare situazioni di conflitti solamente perché le ha prese il sindaco, le ha prese il vice sindaco, le ha preso un'amministrazione comunale che sta operando solo in un unico interesse, quella della salvaguardia dei propri cittadini, allora non è consentito a nessuno. Io devo ringraziare la dirigente per il lavoro importante che sta facendo all'interno della scuola e devo ringraziare, fatemelo dire, perché poi le cose diventano di opinioni di dominio pubblico. Io mi sono confrontato con un genitore, con un membro dell'opposizione e fondamentalmente con un medico, che è la dottoressa Sandra Paglioni, che mi ha chiesto a nome di tante mamme anche la disponibilità
affinché la scuola venisse chiusa. Io l'ho fatto, l'avevo già fatto quando questo mi è stato chiesto, ma la ringrazio perché questa è un'assunzione di responsabilità abbastanza importante in un momento particolare dove tutto deve essere messo da parte, perfino l'istruzione, e deve essere un obiettivo il nostro, quello della salvaguardia della salute dei nostri figli, dei nostri anziani e dei nostri cittadini. Buon pomeriggio a tutti.